Secondo alcuni siti web di formazione classica, Gerry Scotti inizia la sua carriera negli anni 70 a Radio Interland Milano 2 come presentatore telefonico, passando poi a Radio Milano International. Nell'estate 1982 viene chiamato da Claudio Cecchetto a lavorare come prima voce a Radio DJ. Ciò lo porta nel 1983 al suo debutto televisivo nel programma DJ Television. Lascia poi la radio nel 1988 per andare a RDS, dove rimane però per pochi mesi. Tornerà in radio solo nel 2006 su R101. Dopo alcune apparizioni televisive, nel 1986 partecipa al Festival Bar, cantando Let's Show. Dal 1987 conduce diverse stagioni di Candid Camera Show e dal 1988 al 1992 è conduttore dello stesso Festival Bar, per un totale di 5 edizioni. Negli anni 90 conduce vari altri programmi, come Il Gioco dei Nove, La Grande Sfida, Campionissimo, Buona Domenica, Il Quizzone. Moltissimi italiani nel corso degli anni si sono innamorati di Scotti, che tiene loro compagnia, facendoli sorridere e divertire. Fino a pochi giorni fa era impegnato nella registrazione di Tusi che Vales, celebre show targato Canale 5, che lo vede al fianco della bella Belén Rodriguez e dei suoi colleghi di giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Tra poco invece ricomincerà la nuova stagione di Caduta Libera, altro quiz show di successo del conduttore milanese, ormai giunto all'undicesima stagione. La trasmissione ha decisamente superato ogni aspettativa di Mediaset, considerato il fatto che l'ultima stagione trasmessa ha raggiunto una media di 3,5 milioni e mezzo a puntata. Quando non collabora con queste trasmissioni, lo troviamo dietro al noto bancone di Striscia, insieme alla sua fedelissima collega, Michelle Hunziker. La coppia negli ultimi anni ci tengono compagnia, nel periodo primaverile, visto che la produzione ha deciso di ruotare vari conduttori nel corso della stagione. Nonostante i mille impegni, Gerry cerca sempre di mantenere le sue proprietà, che includono ovviamente il figlio, Edoardo, avuto dalla ex moglie Patrizia Grosso. Scotti infatti ha sempre dichiarato di voler passare più tempo possibile con il suo primogenito, una delle persone a lui più care. E poco tempo fa si è unita alla famiglia Virginia, la nipotina del presentatore e figlia di Edoardo. Pochi sanno però che quest'ultimo, un paio di anni fa, è stato coinvolto in un incidente che ha spaventato molto Scotti. Queste le sue parole sull'accaduto: è stata la paura più grande della mia vita. Come se non bastasse, ironia della sorte, l'incidente è avvenuto alcune ore prima che venisse registrata la prima puntata di Striscia la Notizia.